Buongiorno regà, allora vi sparo subito due o tre video perché ho la sensazione che mi bloccano e stavolta sarà per sempre. Vi voglio parlare di Dio, sì, Dio, voi direte Dio, Dio, sì. L'uomo che si sente Dio, il presuntuoso, l'arrogante, lo spavaldo, quello che non gli bastava andare in giro con l'auto blu, si è dovuto fare l'aereo perché lui è Dio, quello che deciderà le sorti dell'Italia e del mondo. Lui ci disse tempo fa, io devo entrare in politica dalla porta principale, se al referendum perdo io lascio la politica, è una questione di coerenza, questo ci hai detto, Agazzaro, ci hai detto questo, ci hai detto Pinocchietto, e adesso sei come la gramigna, te troviamo da tutte le parti a parlare contro Salvini, proprio tu parli contro Salvini. Tu che quando eri ministro si sono suicidate decine di imprenditori. Tu che ci hai messo il canone Rai in bolletta, la più grande truffa che un partito politico potesse fare. Tu che ci hai messo gli oneri di spesa in bolletta. Tu che ci hai venduto, tu hai venduto l'Italia per 80 euro e in cambio siamo invasi da criminali, stupratori, assassini. Con la scusa dell'umanità, ma quale umanità? Se vogliamo aiutare gli africani, aiutiamo quei ragazzini, quelle donne denutrite che non ce la fanno neanche a camminare. No che ci fa invadere dalla mafia nigeriana e dalla peggiore criminalità. Hai venduto l'Italia per 80 euro. E ci viene a parlare contro Salvini. Non hai capito, la gente non ti vuole. Sei arrogante, presuntuoso, ti senti Dio ma non sei nessuno, è inutile che continui. Noi siamo a fianco di Salvini, voteremo Salvini, perché è l'unico che può salvare l'Italia, tu puoi soltanto rovinarla. Poi perché non ci parli dei soldi di Amatrice? Dove sono? Cazzaro, Pinocchietto, dove sono? I soldi donati dagli italiani all'UNICEF, appunto per aiutare quei poveri bimbi denutriti in Africa, dove sono? Parlaci di questo, non ci parlate Salvini, parlaci di te, Agazzaro, perché non ci dici, ma te lo sei scordato, io lascerò la politica, oh, sei incazzaro sei, ma come famo a darti retta, tu e tutti quelli del tuo partito, che siete contro gli italiani, voi siete solo a favore dell'immigrazione, degli stranieri, voi siete il nemico dell'Italia, siete il nemico pubblico numero uno dell'Italia, e quindi vai Salvini, vai Meloni, il popolo è con te, il popolo è con te! Ciao ragazzi, un bacio d'Arduca.